Buongiorno gemelli, questa è la vostra lettura per la seconda metà del mese di maggio. È una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti, ma in questo caso guardate le letture del vostro ascendente e della vostra luna. Se volete invece una lettura privata o una sessione di coaching, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Cosa accadrà in queste 2 settimane? Sembra che siano 2 settimane dall'energia molto forte, perché abbiamo un asso di denari e questo asso di denari denota un inizio o un reinizio, soprattutto se associata a questa carta che è la carta dell'alchimista. Ecco che qualcuno di voi sta cercando di creare le condizioni per dare stabilità al rapporto o, nel caso di coppie nuove, di creare appunto una relazione che parta bene, che parta con una base abbastanza solida. Questa persona, forse entrambi, vi state dando veramente, uno dei due o entrambi vi state dando veramente molto da fare per creare qualcosa che possa funzionare a lungo termine. Quindi, sia che si tratti di un qualcosa che sta nascendo, sia che si tratti di un qualcosa che si era momentaneamente rotto, ecco che ci sarà una ripresa molto solida e molto stabile in queste 2 settimane di maggio. Va bene, passiamo adesso alle singole energie. In una colonna troverete voi stessi, in un'altra colonna troverete il vostro partner. Saprete ovviamente voi qual è la colonna che vi identifica. Essendo una lettura generica, potreste trovarvi appunto o a destra o a sinistra. Come si sente la persona che sta da questo lato? Come un 3 di coppe. Cosa vorrebbe la giustizia? Cosa fa e come reagisce l'imperatore? Dunque, chi sta da questo lato si sente molto bene, nel senso, all'idea di iniziare questo qualcosa o di riniziare questo qualcosa si sente veramente felice, riesce a gioire dei momenti, riesce a gioire della situazione, magari ne parla anche con gli amici o con le amiche, si sente comunque, ecco, in una fase molto positiva della propria vita, molto positiva. Quello che vorrebbe è giustizia, quindi se nel passato ci sono state delle situazioni nelle quali non c'era equilibrio, ecco che adesso finalmente questa persona spera di poter finalmente avere l'equilibrio e la giustizia che ha tanto desiderato e quindi di poter anche scegliere come fare determinate cose, determinati passaggi. Quello che fa è l'imperatore, quindi comunque è molto responsabile, si prende molto cura della relazione, si prende cura di tutto ciò che è necessario fare per poterla fare funzionare, ed ecco che appunto questa carta si associa molto bene all'asso di denari, perché rappresenta una persona che ce la mette davvero tutta per fare le cose come si deve. Chi sta da questo lato invece ha un'energia leggermente diversa. Chi sta da questo lato sembra invece che abbia un'energia un po' più egoista, un po' più centrata su se stesso, mentre chi sta da qui si prende veramente cura della coppia, in maniera responsabile. Chi sta qui si sente pronto a partire, sì, ma ancora per qualche motivo bloccato, ovvero pronto a muoversi, pronto a fare questo passaggio, pronto a concretizzare quello che c'è da concretizzare, ma per qualche motivo con un piede dentro e un piede fuori, non tanto convinto, nell'attesa di qualcosa di più, nell'attesa di qualcosa di nuovo. Cosa vorrebbe il 7 di spade? È come se questa persona da un lato vorrebbe qualcosa di più, dall'altro vorrebbe evitare un confronto, da un lato vorrebbe, per qualcuno, non per tutti, ma questa persona vorrebbe sgattaiolare via, vorrebbe, ecco, non la vedo mentalmente molto stabile, non la vedo mentalmente molto convinta di quello che sta facendo. Cosa fa e come reagisce? Sembra che faccia il conto con questo 10 di denari, sembra che faccia il conto di quello che può ottenere dalla relazione. Io qui vedo una persona più superficiale, da questo lato, da questa colonna, vedo una persona più veramente centrata su quello che può ottenere dalla relazione piuttosto che su quello che può dare. Ma vediamo gli angeli cosa dicono. Gli eventi sono in rapido svolgimento, i ritardi sono finiti, stanno succedendo molte cose contemporaneamente. Sì, ecco che appunto con questo asso di denari stanno succedendo molte cose contemporaneamente e c'è questo nuovo inizio pronto.
Però ecco, l'energia non è bilanciata, non è equilibrata e la persona che sta da questo lato invece vuole equilibrio ed energia. Ad ogni modo, se gli eventi sono veramente in rapido svolgimento, si vedrà subito il risultato di questa azione, si vedrà prestissimo. Se volete comunque una lettura privata per sapere esattamente cosa accadrà nel vostro caso, oppure volete una sessione di coaching per pianificare un po' meglio le vostre idee, le vostre strategie, mandatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.